Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Garage Revolver from Mexico, Baja California. Buongiorno, perché qui è mattino, questa è la stanza numero uno dell'Hotel California. Vieni, vieni, siamo ancora qui a Todos Santos, questo è Todos Santos dal mio terrazzino. Sono le... non partì prima, sono già le 10:30 passate, vabbè, anche perché dopo fa un caldo sulla moto nel deserto, perché dobbiamo passare un pezzo di deserto ancora. Va bene, direzione Cabo San Luca, ragazzi. Ringaccio è pronto, Garage Revolver on the road con Vip on board, naturalmente la banda di Vip on board insieme a noi. Partiamo con i Long Rider, siamo negli anni 80, questa Looking for Lewis and Clark dal vivo. Signori, inizia Garage Revolver on the road from Baja California. There's a million in the door, that's true. Dutch beam on the town's entry. $2 is the body going shoot. I'm in a corner on the pouring rain. 60 men on a death man's chest. And I'll be drinking from a broken car. Cosa volete più dalla vita? Il mare? Il mare di Los Cerritos, dove si fa del buon surf, per chi ama le tavole, per chi vuole andare a pescare il marlin. Chief broke about a Morgan's Hill, and I am stepping on the devil still across the stripes of a woman's. Distese bellissime da guardare. Penso che la natura parli per sé. Cactus dappertutto. Sto cercando di pensare a una canzone che possa andare bene come colonna sonora a un tipo di paesaggio del genere. E chissà perché siamo in Bassa California. E allora voglio risfoderare un po' di West Coast fatta dai Birds. 8 Miles High. Bassa California, la Baja California è una strada fantastica, per 2000 km ti porta fino alla California, quella americana, cioè la Tijuana, poi si entra a San Diego. Non sempre le strade sono belle ordinate come le autostrade, cioè asfaltate. Ci sono interi pezzi affascinanti, ma disterrato come questo, dove forse sarebbe meglio chiaramente avere magari un enduro in certi momenti. Ci sono interi pezzi comunque che il Messico sta investendo tantissimo, specialmente qui dalla parte di Cabo San Luca, sta facendo strade bellissime, però vi ripeto, vi capita di fare mezz'ora, un'ora anche in mezzo alla polvere, così nello sterrato. Tra poco troveremo il chilometro 55, dove pare ci sia una bella pista anche di dune buggy, quelle macchine anni 70 rese famose dai film Terence Hill. Ce la giochiamo a carte. Intanto che andiamo a vedere di trovare la pista di dune buggy, queste belle macchine anni 70, rimaniamo in tema di lingua messicana, spagnolo. Per esempio, vi dice nulla El Scorcio? El Scorcio a me mi dice che è una canzone dei Weezer. Allora,
ci siamo fermati, dicevo, chilometro 55 prima di arrivare a Cabo San Luca. Siamo partiti, vi ricordate, da Hotel California da Todos Santos, parcheggiate le nostre Harley. Vi avevo parlato dei buggy, quelli più modaioli sono quelli Volkswagen, ma quelli da divertirsi per saltare sulla sabbia sono questi qua, eccoli qua. Sono molto spartani, per cui li affittano. Motori, mi sembrano dei motori bicilindrici da motosega, difatti. Certo che se uno viene a vivere qua se ne può fare uno, perché costa poco trovare un telaio, montare un motore qua da motosega e andare in giro per la spiaggia. Però sono mezzi che ti portano ovunque, sulle dune, saltano le colline, insomma si va in spiaggia e si può fare dei giri particolari. Cosa mi stai mettendo, Jeep? Cosa mi stai mettendo, signor? Dimmi se sono in campo, eh. Non sei in campo. Aspetta, Jeep, vieni qua. Cosa mi hai messo in testa? È un localizzatore GPS. Ah, perché dici che mi vado a perdere qua? Se ti perdi nel deserto ti ritroviamo. Ma non mi sono mai perso nelle tappe del mondiale, mi perdo qua a Cabo San Luca. Ecco, 20 minuti fai in tempo a cadere in un buco profondo 200 metri e non ti troviamo più. Perché devo cadere in un buco profondo 200 metri? Sarebbe bello portarsi anche una tavola da surf e poi... Sarebbe bello, ma l'hai detto che tra un pochino iniziamo a surf camp dove alla fine cavalcherai le onde più belle di tutta la Baja California. Tu dici che io ce la farò? Certo che ce la farai, ce la faccio io e ce la fai anche te. Va bene, adesso ci facciamo un giro con i buggy e poi vediamo col surf, step by step. A casa sparatevi Tom Petty in Heartbreakers Into the Great Wide Open. No white trabajo, no white pescado, no white frijoles, not even any money for a cerveza to wash it all down. Allora, siamo quasi pronti per partire, questo sarà il mezzo numero 39, e l'ho chiesto anche in tinta col casco, lo stesso colore, perché capisci, un po' di glamour non fa male. Motore rigorosamente motosega, un motore taglia erba, fa niente. Qua, Arturo, quanti cavalli tiene sta 27 cavalli, me li mangio col sale e lo zucchero, me li mangio, però va bene. Faremo un girettino per farvi vedere le bellezze di Cabo San Luca e tutta questa zona. Venite con noi, ok? Intanto che io mi metto la cintura, mi preparo, voi sparatevi la pubblicità. Segui il viaggio di Ringo in Baja California, sulla tavola da surf, nelle leggendarie acque messicane, aspettando la grande onda. Garage Revolver on the Road, con Ringo, ogni martedì e venerdì alle 21. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Si va intanto a casa che noi saltiamo e zompiamo, guardatevi, ZZ Top è il piano! Porque la arena salada le afecta a los motores. Ah, okay.
Va bene, va bene. Arturo mi stava spiegando che stare troppo vicino al mare con questi mezzi per questo tipo di motore è un po' un problema, perché il sale rovina i motori. C'è anche il pesce gratis, caro Jeep, guarda che bello. Portami un pesce gratis. Grazie Jeep. Questo qua cos'è? È uno scorpano rosso. È buono, è bonito, eh. È bonito. E vabbè, poveri loro, va bene. Continuiamo il nostro tour con i Dune Buggy. Intanto Jeep mi mette a posto le telecamere. Un vecchio pezzo del World Voodoo, del mitico Stan Ridgway, parlava di, nella frontiera tra San Diego, il Texas e la California, le radio messicane che entravano con le frequenze in America. Tipo adesso questa frequenza del questa motore. Frequenza tremenda, ecco fatto, tolta, e la cinghia, e vabbè. Comunque dicevo, era Mexican Radio. A tra poco. Andiamo! Mi sono fermato per dirvi il titolo del video, che d'altronde poi devo tirare la frizione. Guardate questo paesaggio tipicamente della bassa California, che ripeto, per 2000 km poi arriva Tijuana, San Diego e Los Angeles. Non so perché mi viene in mente questa band Mitici America con A Horse With No Name. Parcheggiato la moto, mi sono messo l'ombrello perché c'è il sole, siamo arrivati a Capo San Luca, dove ci butteremo a fare un po' di surf, almeno tenteremo di fare un po' di surf. Dopo tanti giorni passati col culo sulla Harley, sulla moto, pieno di polvere, ho portato il casco, vedremo di fare un po' di prove da surf, vedere un po' con il nostro istruttore Sergio Volpini riuscire a combinare qualcosa. Poi il posto è incantevole, inutile dirlo, cioè è bellissimo. Per entrare in tema di surf, un surfer nato californiano è il mitico Chris Isaac, oltre che essere un bel ragazzo, un bravo chitarrista, un bravo cantante. Signore Chris Isaac, il surfer. Ai 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 ai. Che voglio essere, je ne sais plus. Che voglio essere, je suis perdu. Che corazon, mi corazon. Era Chris Isaac a Garage Revolver, a Virgin Television, qui da Capo San Luca facciamo un piccolo break. Sinceramente dobbiamo ancora fare il check-in dentro l'hotel e poi dopo torniamo a fare la puntata con la bella musica, il surf, il sole, i pellicani, i gabbiani. È il Messico, la Baja California, la pubblicità. Ho appoggiato la moto, l'ho parcheggiata, avevo una mezza idea di togliermi tutta questa roba qua impolverata e mettermi su un costume, perché questo è il Cabo Surf Hotel di Cabo San Luca, in Messico, è il paradiso dei surf. Cioè, uno può farsi anche idromassaggio, voglio dire, non è che la cosa fastidio, ho un bagno in piscina. Poi scende con le tavole, se venite con il Cabo Surf le potete trovare anche qua in affitto. Guarda la ragazzino come sta andando, guarda che bravo. La sta prendendo tutta l'onda, guarda quel ragazzino, tutta la sta sparando. E allora facciamo surf anche noi qua in televisione. Io ve lo posso fare tramite un videoclip, uno dei Beach Boys. I Beach Boys da Capo San Luca, Bassa California, poi comunque la California quella dei Beach Boys, che è lo Jeep, è a 2000 km su. È 2000 km su.
Devo dire sì o no? Sì, no, tu, ah, okay. Tu me lo devi dire, quanto è? 2008, quanto è? 1850. Per arrivare a San Diego, Tijuana. Tijuana, San Diego. Perché lo siamo mai per Tijuana? Perché, sinceramente, sì. Perché se andiamo a codare avevamo paura che ci tagliassero la testa. Ma scusa, lì ci sono le gang, lì come si chiama? Le gang, narcotraffico. Gang, ma se la fanno tra di loro? Eh no, se la fanno di loro mettono in mezzo i turisti, che sono noi ci scherziamo sopra. No. Ma qui è serio il problema in Messico su tutto il cartello. Ce ne scusi il governo messicano per questa. Chiedo scusa, ma sistemate il problemino perché poi ci andiamo di mezzo noi. No, no. Anche perché io sono venuto qua per imparare il surf. Mi avevi promesso allora, il famoso istruttore che ha appena compiuto gli anni. Tanti auguri a te. Basta, 30 qualcosa. Come andiamo? Perfetto. Prima di parlare esagio, vorrei far capire una cosa. Siamo già in tema surf. Domani la puntata nuova sarà dedicata alle lezioni. Però nel frattempo il nostro operatore si è già preparato. Sì. Vuoi vederlo? Ecco. Davide di Lernia, signori, Davide di Lernia. Devo farlo vedere, scusa, perché c'è gente avanti perché sta nei tempi. Allora, voi siete dei razzisti, perché voi siete i due classici surfer, perché se un surfer non ha le tartarughe scolpite, occhi azzurri, non può fare surf. Ma non è vero, no, il surf lo possono fare anche quelli con la panzona. A questo punto vorrei rigirare la telecamera. No, entriamo nel tecnico, ragazzi. Com'è qua l'andazzo? No, per capire un attimo il rischio che corro. Bellissimo. Cioè, non c'è problema. Sono 3 metri di onda, No. Guarda quella che sta prendendo le alta, il muro. Non ce l'ha fatta neanche. Intanto arrivano 2 metrini buoni. Poi però la media è 1,5 metri, dai. Senti. Però il fatto è che l'onda comunque è tonda, non è ripidissima. Come l'onda è tonda? È triangolare. Questo l'ho capito. Ok. Non c'è quel labbretto che ti può dare fastidio. Stiamo andando giù. Il linguaggio scurrile a me non piace. Spariamoci Super Tramp Logical Song. Allora, appuntamento domani per la nuova puntata qua da Cabo San Luca. E Cabo San Luca qua, sì. Qua San José del Cabo. Vedi che sbagliavo qualcosa. San José del Cabo. E non è perché Anna vieni qua Anna Anna, dove siamo qua? A Cabo San Lucas. Ma neanche lei lo sapeva. In provincia c'è il confine, siamo un po' qui, un po' lì, siamo un po' nei confini, un po' qui, un po' lì, ambiguo. Siamo a Los Cabos. Los Cabos, oh, l'ho sbagliato. Domani inizia il surf, quindi sono nelle loro mani. Sergio Volpi e Jeep, ringrazio, grazie, a domani, ciao.